una moto dietro di voi, una che avete appena superato. Anzi, non una moto, scusami. Da un veicolo dietro di voi che avete appena superato, un uomo, aprendo un tettuccio, esce fuori, punta un fucile e vi spara. Pezzo di merda. Ma non se l'abbiamo ancora superato il chilometro. Credo che non gli interessi. Cazzo. Serbatoio bucato, perdita d'olio, è impossibile raggiungere la velocità spedita e il veicolo subisce un danno alla struttura. Aspetta, la vostra macchina... aspetta, fammi vedere prima il fucile che c'ha sto tizio, perché può darsi che vi va bene. Sì. Fucile di merda, fucile quanto, di merda. Quanto avete di... voi la vostra macchina? Quanta resistenza ha? Aspetta, dovrebbe avere 3. Aspetta che ti dico subito. Oh, se magari la apre. Sì, salva modifiche. Auto, resistenza 2. Ok. Resistenza 2, questo qui è un... ma questo è... il vecchio fucile fa 2 lesioni, giusto? Fa 2 lesioni. Sì. Ok. Esatto, sì. Mi è andata bene. Era un fucile di merda. Sì, stavo quindi. Io trovo... No, la sputacchiera. Ok, sì. E... vediamo un po'. Proverà a sparare a questo punto, vedendo che la sua arma non è efficacia. No, il primo colpo, il secondo colpo andrà a vuoto. E Wilburn, senti un colpo che ti sfiora la mi testa. Mi chiedo perché abbia mirato a me. Ok, e Iona, vedi questo? La macchina sobbalza a un certo punto su di un dosso e l'uomo con il fucile in mano lo perde, gli ricasca dentro la macchina, vedi l'uomo che inizia a sbracciare e robe del genere. Sarà un po' più difficile adesso di trovare il suo fucile. Sono appoggiato un attimo lì e per un attimo tipo... E poi mi ripiglio. Vabbè. Ok. Il mio turno. Vediamo un pochettino. Rusty, tocca a te. Ok. A che distanza è questa macchina e che macchina è? Allora, è quella che sembra una buggy, alle quali sono stati messi dei rinforzi ai lati per chiuderla, diciamo. Avete presente la buggy che è aperta solitamente? Sì, sì. È stata chiusa. Esatto. A parte l'uomo che sta ancora sul tettuccio ed urla ai compagni all'interno di ridargli il suo fucile, probabilmente. E sarà ad una quindicina di metri da voi? Ok, le altre auto dietro di me quanto sono distanti? 20 metri. Perché... Ok, allora faccio questo. Mi accosto a lui, mi accosto alla sua auto, mi accosto alla sua auto. Siccome ancora non si può sparare e non si dica che Rusty non rispetta le regole, mi accosto alla sua auto, vado leggermente dietro e provo a colpirgli la ruota posteriore con la parte anteriore della mia auto per farla sbandare e farla andare via. Tipo quello che fa la polizia con le macchine che insegue. Il fatto è che tu dovrai rallentare, farti superare da lui e poi farlo, quindi tiro di guidare è abbastanza difficile. Dovrai quindi rallentare, quindi far scendere la velocità della macchina da spedita a crociera. Certo. Farti superare e poi fare questa cosa. Quindi, con una slot azione, suppongo, se lo vuoi fare, diminuirai la velocità della tua macchina. Ti farai superare, che dall'alto che nel mente ti supererà, poi dovrai riaccelerare, quindi un'altra slot azione, e poi potrai fare questa azione per farlo sbandare. Quindi in tutto sprecherei 3 slot su 5. Esatto. Io la butto lì, poi se è più difficile, però magari riusciamo a tenerci. Se invece tu puoi usare usare un colpo di coda della tua delle tue ruote posteriori per colpire le sue ruote anteriori.
non sarà altrettanto valido, però... Oddio, non penso si possa fare, Chris, perché tu le ruote che giri sono quelle che sono davanti, non quelle dietro. Guarda... non fa niente, non preoccupatevi. Guarda, se... Che malus avrei a guidare per fare la prova poi di fare tutto? No, poi ti farò fare un tiro su guidare per fare quello che vuoi. Per ora... E se gli mettessi una bomba e basta? Ah. Anche questa è una buona idea. Comunque ho trovato l'immagine perfetta. Ho trovato l'immagine perfetta quando non vi vorrò spiegare delle cose. Non so se si vede, se andrà a fuoco. Se non è la webcam, no. Cioè, se è la webcam... Ah, è vero, mi dimentico sempre che voi non potete vedere le cose. Vedete, pubblico, questo è Alessio che ci prende per il culo. Guarda, è vero, c'ha le bombe. Ragazzi, sono il narratore, però mi sto divertendo troppo. Ricordate che Wilburn ha una motosega. Anche quello è vero. Ok, dai, hai ragione, Wilbur c'ha la motosega fa male. Allora, quello che farà Rusty allora, dato che è la cosa forse più semplice e non vuole rischiare di non essere più primo, è accostarsi alla macchina nemica, bella, accostarsi alla macchina e urlando agli altri, probabilmente al Doc e a Wilbur, Wilbur, Doc, fate saltare quella stronza! Tiro di guidare. Quindi semplicemente mi accosterò alla macchina avversaria. Quindi, punti 100. 80. Ok, comunque ce la faccio. Ok. Vabbè. Se gli lanciassi una molotov e basta? Se la lanci dentro la macchina va benissimo. Infatti, ok, Doc, se riesci a fare il tiro a palombella e riesci ad entrare esattamente dentro la macchina, succede un bordello. È un po' difficile, ma se ce la fai succede un bordello. Guarda, ho solo 56 al lancio, non so quanto dovrebbe essere. Io mi ci sono avvicinato quanto più possibile. Avrai un malus di almeno 30%, almeno. Vedi, 26. Col 26 vogliamo rischiarla? Beh, Doc, tieni conto che stai comunque facendo da una macchina all'altra ad una velocità abbastanza elevata un tiro a palombella con una molotov. È un po' difficile. Beh, se la buggy ha delle sorte di finestrini, può provare a lanciarla nel finestrino. No, ve l'ho detto, la buggy ha soltanto il finestrino del guidatore. È stata corazzata e c'ha la parte di sopra aperta. Esatto. Ok. E poi è senza tettuccio, capito? Eh sì, è un po' difficile. Vabbè, oh, chi ti dice di non provarci? Guarda, però ti posso dire una cosa, Doc. Se uscirai sul cassone, sarà più facile. Il malus sarà soltanto di 15%. Se c'è una granata invece? La ultima per quella più le cose più grosse, quella. No, ma con una buggy basta. No, la molotov. Aspettiamo che arrivi il mio turno. Ok, hai ragione, turno. Scusate, perdonatemi, è vero. Povero Iona, scusaci, Chris. No, non ti preoccupare. Ok. Quindi, allora, facciamo una cosa. Dato che voglio far agire queste cose in contemporanea, Iona, fai tu, perché quello che farà Rusty, suppongo, dipenderà da come andranno le cose. Quindi mischiamo un po' i turni, che cazzo ce ne frega, sono io il master. Iona non fa assolutamente niente, perché se sto in copertura scrivo. Va benissimo. Perché io ho lotta e ho mira e non voglio sparare, perché le regole dicono di non sparare. Bravo, bravo ragazzo. Lo farei se fossi dentro al come che si chiama? Se fossi nella cabina, diciamo, sono fuori, mi vedono e mi sentono, diciamo. Good boy, Iona. Tira un pugno alla macchina. Se posso magari dire, specificare tipo che cosa faccio con uno slot reazione, uh-huh. È tipo, se il tipo spunta di nuovo fuori e mi punta il fucile, allora sparo. Il tizio è già allora fuori, non ha il fucile ma è già fuori. Se non mi punta il fucile o un'altra arma da fuoco, io non gli sparo. Va bene. Comunque i miei slot personali li uso tutti per schivare. Va benissimo. Sì, ma te l'ho detto, per ora tu... Non hai ancora finito, perché dipende molto da come andranno le altre cose. Ok, Wilburn,
Sei a più o meno. Siete la macchina l'una a fianco all'altro, quindi a un metro di distanza al massimo. E Doc, tocca a te. Con uno slot azione puoi finire nel cassone. Guarda, seriamente. Provo a lanciare la moto, sul serio, provo a farlo. Ok. Se vuoi, penso che si possa usare, tipo usare gli slot per i mirare, si può fare anche con il lancio. Certo. Ecco. Una sola cosa, Doc, vai nel cassone oppure lanci da lì e quindi sarà difficile? O nel cassone, ovviamente. Ok. Perché sennò ti dovevi distendere un po' su Rusty con una molotov accesa. Che cazzo! Bruci le carre! Ah, la Tar Race. Che vado sul cassone con una slot azione, mi muovo sul cassone. Mm-hmm. Con uno slot miro, e quindi che bonus ottengo? Più 5. Penso. Quindi malus è solo di meno 10. Ok, d'accordo. Io ci provo. Vai. Accendo una moto e la lancio. Dai. Tanto non è sparare questo. Vai. Ok, meglio sempre. Ecco qua. E porta. Ah. Va bene, sapevamo che era difficile, non ti preoccupare. Doc, purtroppo lanci la tua molotov, ma il colpo impatta sul retro dell'auto, le fiamme si sprigionano, ma a parte una bella fiammata non succede molto altro. Hai ancora... Ok, quindi adesso toccherebbe a Wilburn. Sì. Dove? Ho l'auto, diciamo, vicina abbastanza da poterla colpire. Sì, con un piccolo malus, perché comunque non è facilissimo, con un malus del 5%... 10%, 10%. Cosa ho vicino dell'auto? Lo sportello del guidatore. Al tizio sul tettuccio è difficile arrivarci. A meno che non sali tu sull'altra auto. Potresti avere due auto in effetti, ragazzi. Dai, Iona. Cioè, immaginati Wilbur, avete doppia possibilità di vittoria in questo modo. Allora, bisognerebbe fare una prova probabilmente per andare sull'altra auto. Una prova di forza. Forza? Oh, Gesù. Sai cosa? Mi sono detto, questa campagna, tiro fuori le palle, tiriamo fuori le palle. Tipo, vuoi sapere perché mi chiamo Wilbur Wayman? Perché vado dove cazzo mi pare, vado sull'altra auto. Va bene. Tu non hai visto tuo fratello nel mezzo delle facce che ha fatto? Vai pure, Roberto, vai, tipo per te, vai. Cazzo che frega. 11, 52. È una prova di forza, quindi 85, Wilbur, giusto? Sì, Wilbur. Ti sei arrampicato sulla macchina, ti stai tenendo in una mano la babroom, nell'altra ti regge la macchina. Ok, quanto vicino è il tipo che spunta fuori? Lo puoi colpire. Vieni qui, brutta stronza! Oh Cristo! Ho una domanda, Wilbur, 65. Lo prendi. Anche lui prova a schivare, ma lo prendi comunque, suppongo. Ho il mio 3 di 8 più 15. 5? Dove l'hai preso? Aspetta, perché ho sbagliato con qualcosa? No, dico, quindi... Vediamo la locazione. La locazione cambia i danni. Torso, quindi un altro più 2. Aspetta, ok. Fammi vedere un attimo. Prima che danno aveva fatto, che era... Era al braccio un più 1. Non so se l'ho contato nel più 15. L'ho contato sì, nel più 16. È più 6. Considero come un più 16 perché.
Questo includerebbe già il più 1 del braccio, quindi è un più 16 in realtà. Ho fatto 35, quindi... Sì. Ok, ho fatto 35. Ok, 35. Posso scegliere di... guarda, dai, Rob, no. Tu mettiti nella macro il tuo danno base, poi delle locazioni lo aggiungiamo mano a mano. Non, quindi dovrebbe non so. Essere più 14? No, dovrebbe penso essere più 15, perché sono 3 di 8 più 5 della Babbroom, più 5 della forza. Ragazzi... Problema di base non... prima. Non so come usare le macchio di... Ah, ok, perdonami, scusami. Allora, tranquillo, faremo mano a mano. Comunque, lo colpisci, gli fai un fracasso di male, lo prendi con la tua motosega, lo colpisci al torso, e... Cosa vuoi fare? A terra o... In questo caso sarà un po' difficile farlo volare via, lo schiaccerai praticamente contro... Lo puoi... Oh, se lo sposti di uno di quattro in alto, lui rimane indietro. Io faccio di spostarlo, perché se lo faccio cadere per terra mi viene da pensare che va dentro la macchina e incasina le cose. Infatti immaginate, Rob, sta con il torso da fuori della macchina e il resto dentro. Se lo sposti di un di 4 metri, a meno che... lo taglio a metà! Mi fai un uppercut di 4 metri con la motosega. Finisci, in ogni caso finisce dentro la macchina, mi dispiace. Non riesco ad immaginare un modo in cui riesce a volare via. Va bene, cioè, diciamo che ricade dentro la macchina in un modo o nell'altro. Sanguina. Anzi, ancora... no, non ricade dentro la macchina. Se lo vuoi buttare a terra, ricadrà dentro la macchina. Se lo spingi, rimane bloccato nel posto, perché lo rende spiaccicato contro uno dei lati del tettuccio. Lo spingo così resta bloccato lì. Ok. Ho ancora un'azione libera, giusto? Hai ancora una slot azione. Non posso vedere cosa succede dentro alla macchina, presumo, da dove sono. Se ti sporgi, sì, puoi vederlo, però ti dovrai issare un attimo, consumerai una slottazione. No, non è il caso. Colpisco ancora questo sfigato. Vai! Dai! 109. Ottimo, testa. 9 e la testa. Come lo uccidi? Ah, mi sembra praticamente sollevo più in alto che posso dalla mia posizione la Baba Broom. Tipo, cadi nella cazzo di polvere, struzzo! E la porto giù la Baba Broom e gli taglio la testa in due parti, perché sono più due... Più che tagliargli la testa, gli va via tutta una parte del torso che se ne va, e il resto del corpo ricade nella macchina. E... Oh! Adesso sei sulla macchina. Non sai quanti occupanti ci sono dentro, ma sei armato di una Baba Broom e assetato di sangue. Nel mentre, io direi, Rusty, vedi la scena, cosa vuoi fare con i tuoi restanti 4 slot tirare macchina? Tirare profondamente il sopracciglio, quello sicuramente. Rusty, tu ti giri e hai, vedi, sull'altra macchina un tipo che prende un pezzo del corpo e dal nulla adesso dice Wilboy che sta ridendo come un maniaco, come un pazzo, facendo a pezzi persone. Perché ora mi dirai tu cosa farai e poi aggira l'altra macchina. Ho detto che Ognak sarebbe fiero. Sì. Cercherò semplicemente di rimanere quanto più accostato possibile alla macchina, perché poi Wilbur spero torni in questa. E manterrò costante la velocità. Però okay. Se succede qualcosa, tipo una macchina mi arriva addosso, proverò comunque a schivare. Dunque, allora, Wilbur, vedi, Wilbur e Rastia, ma anche tutti quanti voi, vedete la macchina sulla quale si trova Wilbur adesso, che vedendo quello che sta succedendo, un uomo si affaccia e vede la scena, dice qualcosa al guidatore, e Wilbur, tu riesci chiaramente a sentirlo, scrollacelo di dosso, ti allontana dalla macchina di Rusty, di quei 5. Fammi fare una prova di guidare per vedere quanto lo fa bene, ma
Ok, non riesce tanto bene. Wilbur, no, si allontana dalla macchina di dalla vostra boccaccia dell'ovest per poi provare di nuovo a a schiantarsi contro la macchina. Ma gli esce malissimo e Wilbur, vedi la boccaccia dell'ovest da dietro. Non ho capito. No, no, dico Wilbur. Ok. Vedi la siete dietro la boccaccia dell'ovest. L'uomo ha rallentato troppo per schiantarsi contro la vostra macchina. Ok. Quindi sei esattamente dietro alla nostra macchina. E utilizzerà le altre gli altri slot azione per provare ad avvicinarsi sempre alla macchina. Nel mentre immagino che Rusty vedi un attimo che la macchina schizza dietro di te, cioè si allontana prima, poi prova a riavvicinarsi, ma calcola male e finisce dietro di te. E quindi hai altre 4 slot da utilizzare come vuoi. Allora, questi qui si sono allontanati e ora sono dietro. Hai questa buggy corazzata con sopra Wilbur e sei molto contento che sia dalla tua parte, perché sarebbe una bella arma Wilbur su una buggy corazzata. E dietro di te, ad un 3 ai 5 metri, abbastanza vicino. Ok, purtroppo non ho niente che mi possa aiutare a distruggere o a rendere inoffensiva questa buggy senza uccidere Wilbur e senza andare contro le regole della gara. Puoi sempre frenare di botto. Quindi vero Yona? Sì, ma poi non credo sia una buona idea. Molto semplicemente credo che se la buggy vuole venirmi troppo in culo, semplicemente cerco di mantenere questi 3-4 metri di distanza, rimanendogli comunque davanti. Ok, mi farai 4 tiri di guidare e in base a quanto bene ti usciranno più o meno, darò dei malus o dei bonus al tizio che vuole romperti le scatole. Va bene. 68, 45, 21 e 10. Ok, quindi 3 su 4 sotto il 50, giusto? Sì. Ok, riesci a tenerti con precisione quasi millimetrica a distanza dall'altra macchina, che prova ad avvicinarsi e tu ti allontani un poco, rallenti e tu rallenti un altro poco. Ok. Inizia anche un po' a scocciarmi. E io dico che senza fare i tiri, ragazzi, vi siete fatti tranquillamente un altro centinaio di metri. Ok, ragazzi, okay. Dimmi un po', Doc, Yona, passiamo direttamente a Wilburn? Sì. Io tengo soltanto la reazione se qualcuno prova a sparare, ma non credo che il tipo col fucile abbia più voglia di fare niente. Wilburn, quindi sono due azioni. Vai. No, vai. Wilburn, sei a 3 metri più o meno dalla boccaccia dell'ovest. Ok. E allora, riesci a vedere che dentro la buggy c'è un cadavere che sta, da cui stanno uscendo budelle e quant'altro, e altre due persone, di cui uno che sta provando ad armeggiare in un'altra borsa, e invece un pilota impanicatissimo che ti guarda ed è impanicato. Allora, quello che voglio fare, quindi ci sono una persona e il pilota. Esatto. Quello che voglio fare è infilare il Badabun Denslo e cercare di prendere l'altra persona senza toccare il pilota. Lo farai con un malus del 30%, perché è praticamente tu che infili il braccio e Mi sta bene. Ok, lui proverà a schivare. 47, è critico. È fallimento. Wilbur, provi a ventagliare il Baba Broom, che ti ricordo l'hai attaccato 5 volte, per ora puoi attaccare altre 5 volte, dentro la macchina. Sì. Non becchi l'uomo, senti sferragliare del metallo, ma succede una cosa che ti gela il sangue, ti vola dalle mani. Ok, cambio di piano.